nostra memoria dell'opera, ciò che rimane di più, con buona pace di tutte, è il personaggio. Il cantante vestito da personaggio. Il cantante vestito da personaggio ha un costume. Se il costume dice che cos'è il personaggio e lo dice non come esibizione, ma come realtà di uno che compie un'azione normalmente. Il nostro lavoro è il lavoro di chi? È il regista, il conduttore. Quindi se parliamo del Don Giovanni di Strehler, prima di pensare a uno spettacolo molto drammatico. E i costumi erano difficili perché il 700 erano un po' leggero e questi personaggi erano pesi, bisognava farli risaltare. E allora ho pensato di portare l'epoca un po' più indietro. Tirava dagli attori delle piccole sfumature che facevano un personaggio indimenticabile. No, è stato un grande maestro, è stato faticosissimo lavorare con lui e con Ezio, però è stato una scuola di teatro e di vita, è stato molto importante. È strana cosa diceva di donna. Scusa, della contessa. Nel senso? Del personaggio? Sì. Beh, era pieno di cultura, tanti sentimenti contrastanti, no? Un personaggio importante. Thank you.
semplice, semplice come una torta un po' preziosa, che questo è il e però come le civetterie è un tempo ampio e un grembiulino di tulle, insomma delle piccole cose. Cantanti per mettere tutta questa roba addosso, accettano, protestano, io ricordo delle cose terribili, ma non ricordo che abbiano contestato qualcosa del tuo lavoro. No, perché penso sempre al corpo e soprattutto a come, anche se è pesante il costume, se è tagliato bene, se possono muoversi, il corpo lo supporta. Quindi quei costumi erano molto pesanti, soprattutto gli uomini, però erano ben tagliati, ben smarti, che nessuno si è ricordato. Questo no, ma non mi hai neanche sentito qualche pensierino di l'amore? No. Difatti sembravano tutti molto felici anche di mostrarsi un po' di così. Vabbè. È un gioco poetico, non so. Il teatro sempre deve essere un po' tutto trasposto e anche nelle maniere. E, a volte ci spieghiamo, ma vedi già questo palcoscenico mi ha incoraggiato. Il palcoscenico di Arlecchino, le assi di Non vi dico, quando sono venuti qui e Andò e Aldo arrivavano qui, guardavano. La poltrona, siamo a casa. Sì. E l'altra sera anche quello teatro veramente dicevo, è bello, perché c'è tutti il pubblico e gli attori sul palcoscenico. Vivono un momento bello, brutto, ma sempre un momento emozionante, un momento poetico. Io uso poetico, forse a sproposito, ma è quello che ci vuole da dire. No? Ma anche io non ho mai, anche negli spettacoli più crudi, non ho mai presentato le cose troppo crude, ho sempre cercato di creare qualcosa di più di un vestito, non so se ci sono riuscita, a volte no.